Ringraziamo Libri Messaggi che ci ospita, ringraziamo Minimumfax e niente, lascio subito la parola a Cristian Raimo e Raffaele Alberto Ventura che insomma farà una chiacchierata e poi lasceremo spazio per le domande. Ok? Grazie anche a Edoardo Vitale perché è lui che ha insistito, è riuscito a organizzare questo incontro e io sono un po' contento ovviamente che siate tanti qui, che ci sia Raffaele che è venuto dalla Francia per fare questo mini tour di presentazione di questo libro che è Teoria della classe disagiata. In realtà avevo capito che bisognasse fare una presentazione che non è una presentazione, quasi come se ormai bisogna per forza fare qualcosa di eterodosso rispetto alle presentazioni. In realtà invece parliamo del suo libro e parliamo diciamo di tutto quello che c'è intorno al libro. Però io piuttosto che esporre una sintesi di quello che c'è anche semplicemente a temi, l'educazione, l'economia, gli aspetti sociologici, gli aspetti che riguardano l'immaginario, le questioni pop, la dimensione politica, l'idea di classe, l'idea di teoria che questo libro poi si porta dietro e anche appunto la fruizione, la ricezione che sta avendo, la fortuna, nel suo piccolo ovviamente, quello che sta vendendo, che soprattutto è un libro che viene letto, discusso, dibattuto, che sta avendo la fortuna di entrare a far parte, insomma, cambia il grado che un libro viva un po' su un passaparola e sia un libro soprattutto letto. E io in realtà avevo pensato di provare a ragionare con Raffaele dei temi che stanno qua dentro a partire da aneddoti. Siccome è un libro molto di teoria, ma è un libro appunto con una quantità enorme di citazioni che partono da Khaldun e arrivano ai videogame, da economisti come Keynes, Wallerstein e Arrighi, fino a parlare invece appunto a sociologi come Proudhon o come Illich, diciamo personaggi chiaramente centrali nel dibattito del pensiero. C'è un appendice che è una specie di strana epifania alla fine, che è una lettera giovanile di Marx, forse il primo scritto giovanile che noi conosciamo di Marx, e una serie anche di questioni personali, perché c'è poi una prefazione in cui a un certo punto Raffaele confessa che questo libro parla di me, inizia da me, come dire che inizia da noi, cioè un'idea anche generazionale, e qui probabilmente, come dire, le persone che hanno letto questo libro, le persone che stanno qui, in parte si riconoscono, non si riconoscono, o cercano di capire in che senso si può parlare di immedesimazione o di un noi. E quindi io partirei in qualche modo, mi ero segnato una serie di aneddoti, e da questi aneddoti cercavo di poi stimolarti a raccontare appunto degli aneddoti anche a te e a diciamo, attraversare questo libro magari in un modo meno consueto di quello che hai fatto già tante altre volte. Un aneddoto che mi viene spesso in mente, diciamo, che ha a che fare con questo ritratto generazionale che Raffaele fa qui, è un'inchiesta che avevo fatto tanto tempo fa per il primo numero di XL. Per il primo numero di XL, insomma, già stiamo al modernariato, a un certo punto mi era stato chiesto insieme a dei fotografi di fare un ritratto della generazione precaria. Questa cosa del cognitariato precario, questa cosa insomma già faceva schifo come dire progetto in sé, ma il modo in cui l'avevamo realizzato io e altri due fotografi, proprio perché non avevamo, come dire, stavamo messi peggio di quelli che dovevamo poi intervistare, o comunque quelli di cui dovevamo parlare, avevo provato a pensare che fosse sensato fargli fare degli autoritratti. E quindi, mentre io avevo detto raccontateli davanti a un registratore e poi provo io a fare una sintesi di quello che fate, i fotografi avevano lasciato la persona nella stanza da solo con un banco ottico e decideva lui quando farsi la foto.
quest'idea era appunto una sorta di, come dire, nelle stanze del cognitariato, del precariato cognitivo di ormai 10-15 anni fa, venivano fuori questi ritratti in bianco e nero ed erano delle camere di persone disperate, essenzialmente. Ma mi ricordo una di queste interviste che feci e c'era una ragazza di quasi 30 anni, molto intelligente, che viveva con 5 persone in una stanza verso 100 celle, divideva una stanza a metà, c'erano due posti letto, pagava, mi sembra, 300 euro per l'affitto, non vorrei, sì, 300 euro per l'affitto, faceva tre lavori, faceva appunto un lavoro quasi gratis perché aveva fatto psicologia e quindi continuava a fare un lavoro, come dire, all'università di volontariato, ricerca, eccetera, eccetera, stava facendo anche una specializzazione, quindi andava 4 giorni a settimana in un centro per fare specializzazione e poi faceva un altro lavoro tipo una guida turistica il pomeriggio, eccetera, eccetera. Di questi lavori, con questi lavori faceva circa 700-800 euro al mese, 300 li dava per la stanza e 300 da un anno li dava a un analista, uno psicologo, perché stava male, perché diceva non posso permettermi una vita diversa, perché mi vergogno a dire ai miei genitori che in qualche modo non vedo nessun riconoscimento di futuro, non riesco a pensare a una relazione, perché dove la penso una relazione in questa vita incasinata, men che meno ad avere dei figli, nonostante abbia 30 anni, mi piacerebbe avere dei figli, e quindi in realtà così, poi magari lì a 6 mesi avrebbe trovato il modo per stare meglio, oppure no. Ma la cosa che mi colpiva di questo racconto qui era duplice. La prima cosa è che in qualche modo lei cercava di prendere l'analisi come un modo di autosintonizzarsi a una condizione, come dire, di equilibrio. La seconda cosa è che nonostante raccontasse a me o raccontasse ad altri questa storia, alle altre persone che stavano per esempio nella sua stessa casa, eccetera, questa cosa sia in me che nelle altre persone, nonostante fosse, come dire, una storia che probabilmente avrei riscontrato simile in altri racconti, non produceva nessun principio di affratellamento. Cioè io probabilmente mi rispecchiavo in varie cose che aveva detto questa persona, o comunque mi sono rispecchiato sicuramente, e sicuramente i suoi compagni di casa ci sono rispecchiati, eppure questa cosa non produceva un noi. Produceva, appunto, per esempio, non produceva un noi di uno sciopero, non produceva un noi di un incazzamento con il padrone di casa che metteva questa casa a 1200 euro nonostante fosse una casa sgarrupata, e non produceva un principio di empatia, di affratellamento, men che meno una classe. Però tu invece dici, qui si parla, tu dici nel titolo, c'è una classe. Una classe che parte non come in genere si definisce una classe, come io al liceo definisco una classe, cioè un gruppo di persone che si identifica date le proprie condizioni di lavoro, ma tu la definisci in base fondamentalmente a delle condizioni emotive, essenzialmente sentimentali. Oggi mi chiedo, quindi, così ovviamente un interrogativo tutto aperto, quella condizione che avevo riscontrato, protratta nel tempo, ha prodotto secondo te una classe, oppure questo titolo, classe disagiata, come dire, è un po' un tentativo, una provocazione, oppure c'è un elemento effettivamente di classe in questo ritratto generazionale, cioè esiste un noi, oppure appunto è un'immagine... come dire, proiettiva, come potevano essere la generazione 1000 euro o i millennials o quelli nati o i nativi digitali, eccetera, eccetera. Quindi non un aspetto di classe, non un riconoscimento, ma semplicemente una segmentazione. C'è qualcosa che invece secondo te produce una classe? Allora, io questo titolo lo spiego un pochino per inquadrarlo, per chi non conoscesse la citazione che faccio. Io parto da un saggio che si chiama, tra l'altro con le borse? Sì, è stato. Sì. Non è il tuo? Forse sì, ma è il mio? Forse sì. Conto. Questo.
un saggio del 1899 che si chiama Teoria della classe agiata, no? Quindi il titolo nasce come una specie di citazione o di gioco di parole che poi ha un senso che io spiego, no? Nel senso che io definisco la classe disagiata come sostanzialmente una classe che è stata relativamente agiata, cioè che ha goduto del boom economico a partire dal dopoguerra, che quindi ha potuto accumulare delle risorse che ha poi reinvestito negli studi universitari e nell'inserimento professionale, e che si trova a soffrire di un malessere particolare, che è quello di una classe in una mobilità discendente, e una classe che si trova sostanzialmente a vivere un malessere che è legato sia alla sua condizione precedente che al modo in cui vengono utilizzate, spesso in maniera irrazionale o conflittuale internamente alla classe, queste risorse accumulate. Cosa intendo con conflittuale? Intendo appunto questo sovrainvestimento al quale tutti sono costretti per cercare di ottenere prima o poi un posto fisso o perlomeno decente o perlomeno che gli garantisca l'autonomia, e che quindi per ottenere questo accavallano tutta una serie di esperienze che sono possibili soltanto perché ci sono delle risorse accumulate che permettono un pochino di fare da ammortizzatore sociale, economico, no? In questa situazione. Quindi il titolo, per la sua storia, per la sua etimologia, fa riferimento a un concetto di classe che non è quello marxiano, nel senso che effettivamente il concetto di classe in Veblen, non so se ho citato, il titolo della classe agiata è Veblen, in Veblen non ha quella dimensione lì. Poi il vincolo con Veblen, diciamo, il legame con Veblen non è vincolante, no? Nel senso che io prendo questo titolo, mi serve Veblen all'inizio del libro per situare il concetto e poi vado oltre. Per esempio, recupero una divisione marxista nel momento in cui definisco questa classe agiata, disagiata, come diciamo la beneficiaria, l'azionista di una certa egemonia che l'Occidente, il mondo euroamericano ha potuto avere nel dopoguerra. E in questo senso è una classe che vive con disagio proprio la sua crisi, no? di classe borghese o di classe pseudo-borghese o di borghesia così allargata che si dilata. Relativamente al problema che poni tu, no? Che è il problema sostanzialmente della soggettività, no? Della coscienza di questa classe. Il problema su cui io mi concentro molto è proprio cercare di capire perché questa classe non riesce, cioè questa classe nel senso di gruppo di individui, non riesce a fare le cose che dici tu, no? Per esempio scioperare, sindacalizzarsi, no? Perché si trova in un contesto di competizione disperata che dipende proprio da questa situazione di assenza di opportunità. Poi, diciamo, c'è tutto un lato economico del libro, è un tentativo di inquadrare questa cosa nella crisi del ciclo di sviluppo appunto americano, che può essere inteso sia come secolare, facendo riferimento a certe analisi, sia come ciclo di sviluppo del dopoguerra sostanzialmente esclusivamente. E quello che io analizzo facendo anche riferimento alla teoria dei giochi è l'incapacità di questo gruppo di persone, quindi che possiamo chiamare classe, ma a cui manca, no? La soggettività in questo senso, di cooperare. Di cooperare come appunto si fa in teoria dei giochi per risolvere un dilemma, no? Il dilemma del prigioniero, che è sostanzialmente lo schema che definisce l'equilibrio delle potenze atomiche della Guerra Fredda, consiste sostanzialmente nella famosa corsa agli armamenti, no? Cioè ogni potenza è obbligata a investire sempre di più negli armamenti militari per non essere lasciata indietro. Io applico questo modello della guerra di logoramento, diciamo, no? Io parlo di
di mutuo declassamento assicurato, così come si parlava all'epoca di mutuo distruzione assicurata, lo applico appunto alla situazione dei figli della classe media nel momento in cui cercano di inserirsi sul mercato del lavoro. Quindi il termine cooperazione lo ritrovo lì nella teoria dei giochi, e poi lo ritrovo, come visto che tu lo citavi, no? In Ibn Khaldun, questo storico, filosofo, economista, insomma, la definizione la diamo noi retrospettivamente, arabo del Medioevo, che definisce un po' il primo a vedere la storia e l'economia come una successione di cicli, e identifica la crisi di un ciclo nel momento in cui un gruppo sociale cessa di avere una tensione all'acqua, che in arabo si chiama asabia, che si può tradurre con cooperazione o spirito del gruppo, e nel momento in cui il gruppo cessa di avere questa asabia, il gruppo sostanzialmente, lui fa l'esempio delle dinastie di califfi arabi, nel momento in cui cade questa asabia, questo principio di cooperazione, gli individui si ritrovano a combattere tutti contro tutti, e questa, secondo me, è la condizione attuale, che non è un combattimento, una concorrenza visibile, ma è una concorrenza latente, nascosta, che dipende da questa, come dire, sovraccumulazione di risorse che si stanno estinguendo, tra l'altro, in questo processo di sovraccumulazione, un grande gioco di allocazione del capitale umano che brucia enormi risorse, e poi ovviamente poi il mercato del lavoro ne approfitta per ottenere, no, dei lavoratori sottopagati. Questo è un po' il meccanismo. Quindi sostanzialmente quello che, per risponderti, per sintetizzare la risposta, per me il problema della classe disagiata è che non ha una soggettività, quindi non è una classe in senso marxista, in senso marxiano-marxista, e la sua peculiarità è proprio quella di non avere questa dimensione di classe, e lo vediamo appunto nelle conseguenze politiche e pratiche, no, del suo comportamento e della sua situazione. Però mi viene da riflettere rispetto a quello che tu dicevi, che questa classe manca anche un'altra cosa oltre alla soggettività, cioè la dimensione del conflitto. Partivo da un paio di aneddoti anche qui. Come tutti, credo che a un certo punto anch'io ho collaborato al Manifesto, e anch'io come tutti credo che non sono stato pagato, ho pagato in tempo, insomma, comunque così, questo credo che è un elemento generazionale. E ci sono, diciamo, un paio di aneddoti che mi ricordo, diciamo, in questa collaborazione al Manifesto. Uno è quando a un certo punto chiesi al direttore, allora di Alias, così, ho fatto delle recensioni, quindi gli chiesi, ma senti, poi per i compensi, per i pagamenti, ah sì, per quella cosa, no, i soldi volevo sapere, sì, e per quella cosa, ti devo far sapere poi per quella cosa, e chiamavo i soldi sempre quella cosa, io dicevo, guarda, i soldi proprio. E un'altra volta invece in cui fui pagato, ed era perché avevo recensito un lungo libro di Jonathan Lehten sulla critica musicale, e in questo libro in qualche modo si raccontava come la critica musicale fosse, diciamo, da MTV poi completamente declinata, e soprattutto perché nella maggior parte i critici musicali, insomma, erano molto pagati poi dalle etichette. Questa fu l'unica volta in cui io appunto fui pagato bene, e la volta dopo mi dissero, hai fatto un bellissimo pezzo, perché non vai a intervistare pagato dalla Virgin Baricco a Parigi? E io dissi, ma perché? Cioè, nel senso, tutto il pezzo io dico che appunto questa cosa, come dire, riduce il potere della libertà della critica. Il terzo aneddoto, sempre legato al Manifesto, e poi è quando a un certo punto, in tempi di anti-berlusconismo, anche questo è uno spettro che qui c'è ma non appare, a un certo punto dovetti fare per un lavoro in fretta e furia mal pagato per la Terza, e perché a un certo punto dovevano mettere gli atti di un convegno
insomma, dovevano editare gli atti di un convegno sull'arte di Berlusconi. E mi trovo in questi atti di un convegno che dovevo editare velocemente in un weekend in cui appunto invece di riposarmi lavoravo, c'era un pezzo di Norma Rangeri. E Norma Rangeri a un certo punto citava un mio articolo, ma lo citava male, cioè lo citava come non avendolo capito. E quindi a un certo punto io, per far tornare il suo pezzo mal pagato, a un certo punto ho dovuto far finta che io sostenessi la mia tesi opposta. E quindi stavo lì e dicevo, ma cosa sto facendo io di domenica a provare a smentire quello che ho detto, che penso che sia giusto, per essere mal pagato in un articolo per La Terza, quindi per un editore di sinistra, Norma Rangeri, cioè quindi per un giornale di sinistra, che in qualche modo quindi non rispetta né, diciamo, il mio pagamento né la verità. Allora, ti dico questi tre aneddoti e ognuno forse ne potrebbe raccontare di diversi. È perché a un certo punto non tanto la cooperazione, ma l'idea che forse Camus dice, cioè il noi parte da un no. Nell'uomo in rivolta Camus dice il noi viene generato da un no, cioè quando io dico basta, quando io dico no, sta cosa te la fai te, no, i soldi sono meritati, vaffanculo, no, sta roba appunto non l'accetto. Questo momento di no, questo momento di conflitto è un momento che in questa classe di Saggiana invece non c'è, sembra appunto una classe aconflittuale. Ci sono delle ragioni, in parte nel libro, come dire, ne accenni, per cui secondo te non soltanto questa classe appunto è non cooperativa, ma non ha una dimensione di rivolta, non ha una dimensione di conflitto, in qualche modo lo introietta il conflitto, lo smussa, addirittura lo introietta o evidentemente lo rimuove, lo scotomizza, non so neanche con quale sia, poi perché poi una dimensione di conflitto evidentemente c'è tra chi è sfruttato e chi viene sfruttato, tra chi è sfruttato e chi sfrutta. Allora, tu fai un esempio interessante sul quale magari dico due parole perché riguarda anche, diciamo, la mia vicenda biografico professionale, no, appunto. Diciamo che io ho scritto molto sul web in varie tipologie, in varie forme, no? Ho scritto appunto su riviste che non pagavano, ho scritto su riviste che pagavano poco, ho scritto su blog, ho scritto su Facebook, ho fatto una prima versione di questo libro in ebook su Amazon e quindi, no, ci penso quando tu parli del manifesto, e quindi so cosa significa scrivere gratis, no? E so perché lo si fa. Nel caso del manifesto lo si fa perché se lo si fa perché si condivide la linea del giornale, perché si ritiene che il giornale deve essere sostenuto, che non è un'attività remunerativa per alcuni, dico, chi lo fa, chi accetta questa condizione, contrariamente magari a un altro giornale che invece non usa questo strumento, che poi per il manifesto in questi anni è diventata una retorica appunto anche per garantirsi probabilmente del lavoro gratis. Quello che voglio dire è che il rapporto che abbiamo con la produzione culturale varia molto rispetto a quello che può essere la nostra finalità. E nel libro parlo un po' di questa ambiguità. La finalità può essere, per esempio, la soddisfazione personale, no? Se io ho scritto degli articoli gratuitamente, è perché volevo che qualcuno li leggesse, volevo scrivere, volevo che qualcuno li leggesse, oppure volevo che qualcuno li leggesse su un sito, un giornale particolarmente prestigioso, per poter dire io ho scritto su questo sito. Oppure un'altra cosa, poi sono tutte legate in realtà, è perché scrivendo su questo sito prestigioso mi faccio notare da altre persone e facendomi notare da altre persone magari mi chiamano per quel sito che invece paga meglio, oppure quel sito che paga un po' meglio, quello un altro, eccetera, eccetera. Io non credo che ogni attività culturale, persino le più importanti, le più valide, debba di per sé, meriti di per sé una remunerazione, nel senso che noi nella vita facciamo molte cose gratuitamente come dono. E recentemente ho fatto l'esempio delle riviste che hanno fatto la storia dell'avanguardia novecentesca, come
la rivista nazionale situazionista, no, di De Boer e gli altri, oppure a Cefal di Bataille, no, che sono autori che cito nel libro, sono, è chiaro che queste riviste non erano fatte per guadagnarci, no? E d'altra parte ci sono due problemi. Il primo è che dobbiamo campare, e il secondo è che non dobbiamo, come dire, dare qualcosa di gratuito a qualcuno che con il nostro contributo ci campa. Diciamo, non dobbiamo, comunque suonerebbe un po' male. Il problema a quel punto che io cerco di affrontare anche, no, nel libro è cos'è il valore, no? Cos'è il produttivo, cos'è l'improduttivo, e non arrivo alla vera conclusione, cioè sostanzialmente dico, ma questa distinzione è ideologica. E il problema è che quello che noi chiamiamo lavoro culturale, e ancor più quello che chiamiamo lavoro cognitivo, che è un termine vasto e vago, include molte cose. Ed è chiaro che ci sono cose che noi possiamo volere fare gratuitamente e dobbiamo fare gratuitamente, perché magari sono il nostro impegno politico o intellettuale, e ci sono cose invece che appunto nei lavori cognitivi, ne parlavamo ancora oggi con Valerio Mattioli, con cui prosegue una polemica ormai da mesi, sul libro, nel lavoro cognitivo ci sono molte cose che nessuno farebbe per piacere. Se prendiamo il punto più basso del lavoro cognitivo, possiamo dire il data entry, no? Che è il lavoro cognitivo, è quello che prende un foglio e devi metterlo dentro una tabella Excel, quindi nessuno farebbe questa cosa per piacere. Quindi c'è una profonda ambiguità, no? Ma poi ci sono anche i coprofagi, insomma, o comunque no, ci sono delle parafilie. È vero, ci sono queste attività anche molto ripetitive che possono essere anche rilassanti, e questo è bello, la varietà. Tutto questo per dire che ci sono delle cose che in sé non sono scandalose, sono scandalose nel momento in cui deteriorano completamente un settore, no? E quindi si tratta anche di capire quali sono le nostre priorità, nel senso che se la nostra priorità è quella di preservare la salute di un certo mercato del lavoro, per esempio il giornalismo, diciamo, allora ci sono degli albi, ci sono delle corporazioni, e quindi si proteggeranno, si proteggerà chi scrive, impedendo sostanzialmente agli altri di entrare. Però c'è un altro criterio molto importante che tutti condividono di solito, ed è la libertà di espressione, no? E oggi la libertà di espressione tende ad essere considerata molto importante, forse addirittura prioritaria, forse ha ragione. E quindi cosa succede? Che oggi, attraverso le tecnologie informatiche, molte persone possono scrivere e competere con i giornalisti tradizionali, no? E questo crea un effetto sostanzialmente di maggiore libertà, che è positivo, e però di comunque distruzione di un ecosistema lavorativo. E io di questa cosa qua, per quello torno all'aspetto biografico, la storia di questo libro è esattamente questo procedimento qua. Nel senso, una persona che ha approfittato dell'abbassamento delle barriere all'entrata nel mondo della produzione culturale, che ha scritto in perdita sostanzialmente per molti anni, e che attraverso questo meccanismo poco a poco appunto si è trovato un editore, si è trovato dei giornali più importanti, eccetera. Quindi non lo posso condannare adesso, è troppo facile dirvi no ragazzi, però adesso che sono dentro, però chiudiamo le porte. Quindi è chiaro che questo meccanismo ha una ragione, una razionalità evidente che io capisco, perché siamo in tanti che vogliamo entrare, e siamo in tanti che vogliamo realizzare, no? Magari un'aspirazione, un'ambizione, e nello stesso tempo facendo questo partecipiamo di questo meccanismo. Io non credo ci sia necessariamente una soluzione a questo. Credo che però il prezzo che paghiamo per questa libertà è anche la disgregazione. Diciamo, se vogliamo che in questi settori ci sia questa libertà che oggi la tecnologia garantisce, il prezzo che paghiamo è che non ci possiamo più mantenere. Oppure uno si manterrà, no? Se questo libro vende 1 milione di copie, cosa che per adesso non è ancora, come dire, all'ordine del giorno, a questo punto io sarò contento, potrò vivere di scrittura, e tutti gli altri diranno, ah vabbè, però allora anch'io
farò così, scriverò sul blog e poi magari un giorno vedo un milione di copie. E parlare di questo meccanismo, no? In cui effettivamente c'è una specie di promozione saltuaria, no? di qualcuno che attraverso l'entrata, diciamo, di sbieco dentro al mercato protetto riesce a ottenere qualcosa, e quindi questo motiva, come dire, tutti gli altri. Ed è, nel libro faccio l'esempio, no, del meccanismo delle gang che spacciano droga, no? Cioè, al vertice uno che va in giro con le catenazze, la giacca di pelliccia di armellino, eccetera, e ci sono tutti quelli che invece spacciano per strada, prendendo enormi rischi e ottenendo un salario che è inferiore a qualsiasi altro salario di ogni settore. Perché lo fanno? Perché accettano queste condizioni? Proprio perché esiste la promessa di questa ascesa sociale che in realtà statisticamente è quasi nulla, no? E quindi questo meccanismo tra l'alto e il basso, tra la coda lunga e la testa del mercato, crea questa specie di corsa che ha degli effetti deleteri sui mercati del lavoro poi forse invece un effetto di abbondanza sul mercato della cultura. Potete leggere tanti belli articoli pagati pochissimo in rete e comprare anche la droga a poco per chi la consuma, ecco. Quindi, diciamo, per te si parte, diciamo, dalla piazzetta qui a San Lorenzo dove si spaccia e si arriva a pubblicare con Minimum Fax, diciamo, questo è il percorso dell'intellettuale tipo. Mi vengono in mente tante questioni. Anche qui parto da un aneddoto, anche perché hai evitato, diciamo, di parlare del conflitto. No, c'è per esempio un libro sui freelance che è uscito qualche anno fa di Sergio Bologna, che individuava un po' come te in questo che chiami bene posizionale in qualche modo, quindi non esplicitamente una rendita, diciamo, questo percorso che tu tracci, e diceva che effettivamente il lavoro culturale da una parte è un lavoro che spesso viene fatto come status, e quindi uno accetta di fare lo scrittore perché ha uno status e magari appunto campa facendolo contoiatra, e dall'altra parte c'è una parte del lavoro culturale che è semplicemente militanza, è sempre stato così, e poi una parte della militanza probabilmente era concessa in anni passati a una porzione meno ampia di lavoratori culturali dal fatto che esistesse un welfare italiano all'università, alla scuola, eccetera, nella scuola, eccetera, eccetera, più alto. Faccio il professore universitario, faccio il ricercatore, faccio il dottorando e posso permettermi poi di scrivere su delle riviste. Questo è un tema che un po' non affronti, diciamo, la crisi di sistema anche del welfare culturale ed educativo italiano. Diciamo che questa classe disagiata, i risultati di questa classe disagiata si stanno cominciando a vedere. Negli ultimi 10 anni il numero di laureati in Italia è sceso da 330.000 a 270.000. Io ho visto, per esempio, appunto, stando ormai da 20 anni in editoria, che c'è stato un momento in cui, come dire, l'editoria era un po' ancillare al mondo dell'università, soprattutto l'editoria saggistica. Oggi il professore dell'università, che magari non campa dei soldi dell'università, cerca magari di incassare qualche soldo dal lavoro, dall'editoria, dove ovviamente non girano molti soldi, ma alle volte più di quelli che girano all'università. E dall'altra parte però, appunto, mi viene da dire, esistono alcune forme di sindacalizzazione. Esiste per esempio in Italia ACTA, il sindacato che non è semplicemente, appunto, delle forme di corporativismo, ma delle forme di sindacalizzazione per cui, appunto, a un certo punto, come dire, chi estrae questo valore c'è, nel senso, in una teoria marxista qualcuno che estrae il capitale c'è. È vero che, come dire, abbiamo collaborato ai giornali gratis, magari abbiamo scritto su Il gratis, però poi intanto Roberto Napoletana, su Il a pagamento per pochi soldi, però dall'altra parte c'era Napoletano, il direttore, che andava a mangiare fuori ogni giorno per 500 euro, prendeva l'aereo
pure per andare appunto da un parcheggio all'altro di Milano, le spese di Roberto Napoletano quando sono venute fuori erano delle spese talmente enormi, e la truffa del Sole 24 Ore era qualcosa di talmente incredibile che a un certo punto lì mi sono chiesto: ma perché tutti questo mondo di collaboratori del Sole 24 Ore non gli è venuta una sana rabbia conflittuale, classista, un po' come quella che era successa qualche anno fa, un paio di anni fa in Francia, in cui a un certo punto c'era stata, non mi ricordo, era stata dismessa, a un certo punto gli operai hanno cominciato a invadere le fabbriche. No, ma quello sul fondo, cioè, è una cosa che succede, no, appunto. Trasmissione 68. E quindi a un certo punto, appunto, venivo lì, insomma, quel modello 68, Mattioli su questo forse diceva una cosa. L'articolo di Mattioli, il lungo saggio sul tuo libro di Mattioli, diceva una cosa puntuale, insomma, la retorica del 68 sia stato appunto un movimento che pensava di creare emancipazione, ha creato velleità sostanzialmente, beh, forse dovremmo ripensarla questa cosa, beh, ha creato anche emancipazione, ha creato capacità di conflitto, ha creato appunto un mondo in cui appunto l'operaismo e il post-operaismo hanno dato diritti, e che forse quel modello lì è un modello che oggi ci sembra intraducibile, ma nei casi in cui viene tradotto, dico un esempio stupido, diciamo, della catena del lavoro culturale, la logistica, le persone che appunto lavorano per Amazon, gli scioperi li hanno fatti, li hanno vinti, hanno ottenuto dei diritti. Allora vi dico se questa cosa effettivamente invece include in sé qualche altra motivazione, e metto il piccolo aneddoto qui alla fine. Ossia, mi ricordo, a un certo punto qualche anno fa esaminavo, non mi ricordo, i curriculum perché che arrivavano in casa editrice, e dicevo: ma in fondo, se io devo pensare a un editor da proporre alla casa editrice, se devo pensare a un ufficio stampa da proporre alla casa editrice, se devo pensare a un capo redattore da proporre alla casa editrice, devo pensare a un ufficio stampa, è chiaro che penso a una persona che ha una mania ossessivo-compulsiva, una persona che fino a quando non è finita la presentazione gli dice che è andata bene non può dormire, e che ti richiama 10 volte per essere sicuro che quel libro ti è arrivato. E se devo pensare a un editor, quindi mi ci metto un po' pure io, devo pensare a una persona che invece magari ha una patologia di rimuginio, di ossessione paranoica sul testo, eccetera, eccetera. Devo pensare a un caporedattore, penso a una specie di freak di control freak, cioè di persona che deve avere tutti i processi perfettamente sotto mano, eccetera. E quindi penso che in qualche modo le nostre psicosi siano state messe al lavoro, e che quel motivo di disagio che le volte avevamo, appunto, dell'esprimere il fatto che appunto voglio dormire, voglio avere una relazione, voglio del tempo per me, non mi va di lavorare così poco, a così poco prezzo, sono sfruttato, in realtà io poi riesco a mettere al lavoro anche, come dire, delle forme di psicosi date dal contesto. Questa potrebbe essere, come dire, una chiave, un ragionamento sul fatto che non c'è questa forma di, come dire, questo noi, questa creazione di un noi conflittuale, che insomma sono le due cose che un po', dicevamo, contraddistinguono la classe, una classe. Non ho capito se questa cosa di creare degli psicotici è una cosa positiva per te o no. Dal punto di vista lavorativo, certo, poi funzionano benissimo. Appunto, no, prendi un ufficio stampa ossessivo compulsivo. Però magari a un certo punto. No, però magari a un certo punto può darsi anche che, come dire, potremmo pensare che invece gli ossessivi compulsivi, control freak e i paranoici, eccetera, eccetera, poi si mettono tutti insieme e facciamo una bella class action, come dire, dei malati di mente. Va bene questo? Sì, va. È più forte, però mi dà fastidio. No, però vedi, questo è interessante, perché va bene? Sì, mi piace la vedo entrambi. Lo metto un po' più lontano. È interessante perché in realtà nel libro cerco di spiegare un po', no, come appunto il sistema educativo o l'influenza dei nostri modelli in generale
crea appunto dei sentimenti di, io parlo di disagio, ma delle piccole psicosi oppure delle aspirazioni molto elevate, no? Che chiaramente vengono messe a profitto, perché queste aspirazioni molto elevate spingono ad accettare delle condizioni più difficili, spingono, no, quegli esempi che fai tu, no, è bellissimo se qualcuno può trovare nel mondo editoriale un modo di sfogare queste pulsioni, però effettivamente sono forse anche delle forme di disagio anche quelle, no? Forse quando facevi l'esempio del data entry, quando facevo l'esempio del data entry, dice a qualcuno magari piace, è vero, no? È interessante, però formare, cioè trovarsi in una situazione del genere è già forse un sintomo di qualcosa che non va, e potremmo in effetti vedere il mondo culturale forse come un grande ritrovo di psicotici, forse, no? Cioè, di persone che hanno ambizioni, aspirazioni molto, molto, molto grandi, molto belle, ed è vero che tu non arrivi a scrivere un libro come questo se non sei uno psicotico che nel tempo libero, invece di andare sanamente a divertirsi con gli amici, se ne sta a casa a scrivere e a fare ricerca. Quindi c'è qualcosa... No, nel senso, io ti dicevo semplicemente, che ne so, la figura di Bartleby lo scrivano, che può essere l'intellettuale psicotico per eccellenza. Oggi noi abbiamo tantissime figure di Bartleby lo scrivano, Bartleby lo scrivano è uno che dice preferirei di no. Oggi il preferirei di no in realtà invece a un certo punto è messo a valore, è messo al lavoro, mentre lì uno di fronte al fatto che preferirei di no, non mi ricordo il padrone dell'ufficio, come si chiama, dice vabbè preferirei di no, che devo fare? Oggi il preferirei di no in qualche modo viene messo a valore, anche addirittura che ne so, anche semplicemente attraverso il consumo. Io sto su Facebook e anche se non scrivo mezza riga, lì produco profitto perché do i miei dati, perché in qualche modo consumo, perché produco traffico. Quindi addirittura, come dire, l'inerzia, la passività oggi è messa a profitto. Però lì appunto io critico questa nel libro questa ipotesi. Diciamo che secondo me ovviamente noi parliamo di appunto per quello distinguere del lavoro cognitivo, e penso che possiamo anche distinguere non solo la tipologia di lavoro, ma anche come dire, quando tu dici sostanzialmente il tuo argomento è qui c'è un valore prodotto, questo valore prodotto deve essere distribuito, no? Però appunto in molti casi, per esempio di quelli che cito io, questo valore prodotto non è che poi così tanto, no? Cioè se scrivo sul bloggettino che cerca lui stesso, no, di farsi notare per diventare un blog più grosso, non c'è un vero valore prodotto. Il Manifesto, per esempio, comunque oggettivamente, no? Facciamo l'esempio lì, è un giornale che è sempre sull'ora del fallimento, non credo che abbia, non c'è qualcuno che ci guadagna, certo, dentro la struttura del Manifesto c'è forse un rapporto ineguale, no? Cioè magari chi è in redazione e chi è fuori, poi c'è ancora un altro aspetto ed è la produzione dello status. Faccio un esempio da come l'ho capito io, no? Forse non dovrei fare nomi, vabbè, non faccio nomi infatti. ISDN per esempio, no? Ha avuto questa situazione in cui è fallita qualche anno fa, molti traduttori, autori non pagati. Io non so quanto profitto generasse ISDN, però di certo ha creato un profitto simbolico per chi la dirigeva e che ha potuto avanzare, fare carriera in altri ambiti. Quindi anche in assenza di plusvalore c'è comunque, no, un meccanismo che si ingenera. Però penso che ci sono ambiti diversi, no? Lo stesso Il che citavamo prima, il grande gruppo, io non so Il quanta gente lo legga davvero. Non so se è Il che produce veramente questo valore, non credo, ma quello che voglio dire, cioè il valore viene prodotto, no, sulle 24 ore, anche stiamo facendo un sacco di nomi, non conosco i loro conti, però non so se è lì che si fa. Io ho l'impressione che vende circa neanche poco più di 1000 copie, però è pieno di pubblicità. Sì, no, hai ragione, sì, la pubblicità entra, poi serve all'interno dell'economia simbolica del gruppo sulle 24 ore, quindi ha una logica anche quella, però i soldi che finivano sulle 24 ore erano anche soldi che, come dire, venivano da Confindustria e che poi quando sono accorti di quello che faceva il direttore, sono accorti che c'è un buco, quindi anche lì non è veramente un posto del prodotto. Quello che succede su Facebook, per anni Facebook non ha prodotto valore, no? Anche lì era in perdita. Adesso poi c'è una valorizzazione finanziaria che compensa questa incapacità di produrre valore,
che anche lì possiamo dire che qualcuno, no, ne parla a un certo punto di come la finanza sia un sintomo di un'economia a fine ciclo, ma non per questo non produce profitto, perché la finanza comunque periodicamente, no, degli interessi producono un profitto anche se poi non produce ricchezza davvero. Quindi tutto questo per dire che in molti casi comunque nel mondo culturale, cioè il ricatto è un ricatto oggettivamente che si subisce nel mondo culturale, non ci sono soldi, è una retorica, però è anche vero, e questo è un ambito, poi non, per dire, è solo per distinguere, no? Non voglio generalizzarlo, però ci sono molti contesti in cui il fatto che non si produca valore ha un vero, o se ne produca poco, o questo valore sia difficilmente spartibile, perché anche lì l'economia dello status, non puoi spartirlo lo status, no? Cioè, uno deve saperlo, cioè io penso che sia importante soprattutto sapere per chi lavori e perché lavori, e nel momento in cui accetti di fare una scelta in perdita, che tu sappia chi ci sta guadagnando e chi ci sta perdendo, chi ci sta guadagnando perché sul tuo lavoro ci guadagna e chi ci sta perdendo perché tu per esempio hai abbassato le condizioni del lavoro. In altri casi penso che sia legittimo, io personalmente penso che il problema oggi in Italia non sia, non dico che tu abbia detto che sia questo, però che le riviste online culturali non pagano, e non penso neanche che sia che Facebook non paga i tuoi status, perché è lì, come dire, mi ricordo la polemica, no, di Vumingo o le opinioni di Carlo Formenti, la mia impressione è che lì avevamo, come dire, certo oggi attraverso la valorizzazione anche finanziaria, attraverso la raccolta pubblicitaria, Facebook produce un reddito, però dire, la parte che spetta a ogni persona che lo usa è infinitesimale, sarebbe come pretendere che una compagnia telefonica ti pagasse per le conversazioni che fai, e lì è il problema tra infrastrutture, cos'è una piattaforma e cos'è un editore è, come dire, ti remunera per quello che fai, una piattaforma è remunerata direttamente o indirettamente per il servizio che ti dà. E uno dei problemi, tra l'altro, dell'industria culturale oggi è la tendenza degli editori a trasformarsi in piattaforme, cioè la tendenza dei grossi editori sostanzialmente a fare sempre più titoli, venderne sempre meno e poi sostanzialmente anche a far giocare magari il loro valore simbolico per quando l'autore non ha potere contrattuale, per sostanzialmente prelevare il suo lavoro in maniera forse semigratuita. Però secondo me sono distinzioni importanti. Vuoi che ti rispondo sulla conflittualità? In realtà non mi ricordo più. Guarda, faccio un'altra domanda che la tiene insieme, perché poi mi do 10 minuti così diamo spazio alle domande che secondo me ci saranno. E questi 10 minuti in qualche modo volevo affrontare l'argomento che un po' forse è il mio invece, che è quello dell'educazione. Perché in realtà io ho un po' un'idea diversa dalla tua rispetto all'educazione. Tu in un certo senso metti al centro di questo, diciamo, tra i sintomi della classe disagiata c'è il mismatch e l'over education. Troppi laureati in lettere che si ritrovano poi ad aver immaginato un futuro diverso e quindi invece poi stanno, appunto, si trovano con un pugno di mosche in mano, e il mismatch, cioè nel senso che di fatto le persone, i posti di lavoro non sono nei luoghi dove invece sono le lauree, quindi questi sono, diciamo, due dei problemi che spesso vengono evocati rispetto a un'educazione immaginata come negli anni, nei favolosi 30, dal 45 al 75 fino al 73, quando c'era la crisi, una crescita dell'educazione per tutti, un'educazione di massa con un progresso infinito come lo progettava Keynes. In realtà si è visto che questo progresso infinito, questa educazione di massa invece poi porta a una disoccupazione, può portare a una disoccupazione molto forte, diciamo, l'ho riassunta forse un po' grossolana, però insomma un po' un nucleo centrale su questo. Io ho un po' un'idea diversa, e quindi su questo magari invece sì, questo l'ho messa lì in questo libro qui, ossia ho delle premesse simili ma provo a ragionare in un altro modo, cioè dico
negli anni 70, a partire dagli anni 70 e poi negli anni 90 in maniera molto più forte, ai pedagogisti sono sostituiti gli economisti dell'economia al Ministero dell'Istruzione. Proprio a un certo punto, prima è arrivato il primo, era un ex ingegnere della Olivetti, e poi man mano fino ad Abranavel, che era il consulente della Gelmini, eccetera. Quello che è successo è di fatto che si è avuta l'idea, prima che investire una lira nell'educazione portasse una lira e mezza, e quindi un'idea produttivista dell'educazione. Per aumentare il PIL di uno Stato io investo dei soldi nell'educazione. Poi, come anche tu riporti nel libro, c'è stata l'idea, secondo me appunto il primo articolo che ha teorizzato questa cosa in maniera forte è un articolo di Kenneth Harlow che si chiama Higher Education as a Field. L'educazione è uno strumento di screening, di segnalazione, uno strumento, un filtro, ossia io devo capire nel momento più precoce possibile come, se tu hai delle attitudini da ingegnere, come infilarti in una fabbrica siderurgica, se tu hai delle attitudini di lavoro culturale spiccate, come farti arrivare a un percorso invece di ricerca, eccetera, eccetera. Questa cosa, secondo Harlow, aumenta anche il PIL, e quindi dice l'educazione essenzialmente deve essere investimento sul capitale umano, che porta quindi a un aumento della produzione, e investimento su la più precoce intuizione possibile delle attitudini che ci sono nella scuola. Quindi una scuola pensata essenzialmente come un grande reparto di risorse umane, che è un po', come dire, oggi quello che vediamo con l'alternanza scuola-lavoro, con il discorso della meritocrazia, le competenze, eccetera, eccetera. Io però faccio un discorso simile a quello che fai tu, cioè questa idea qui, diciamo che da un punto di vista umanistico può essere, come dire, un po' repellente, ma anche da un punto di vista economista ti dico, beh, però questo è un pensiero per cui la scuola vive in un ambiente sincronico, non un ambiente diacronico, ossia io penso che sia giusto che lui, l'ho beccato, che è bravissimo nelle materie scientifiche, quindi cerco di portarlo a fare ingegneria, lui è bravo con l'arte, cerco di portarlo da un'altra parte, eccetera, eccetera, poi mi servono un tot di persone che invece fanno lavori manuali, quindi tutti al professionale, al tecnico, in modo che ho una massa di persone meno ambiziose da un punto di vista del lavoro. E però quello che io sbaglio, secondo me, è che il mondo, la scuola appunto, non vive in un mondo sincronico ma in un mondo diacronico. Cosa voglio dire? È che se per esempio qualche anno fa, aneddoto, io a un certo punto c'avevo le persone, un mio studente che faceva, i miei studenti che facevano 400 ore di alternanza scuola-lavoro in una agenzia di viaggio, quindi 2 mesi e mezzo tolti alla scuola facendo un'agenzia di viaggio di Blue Vacanze per 2 mesi e mezzo. Ora, quello si è fatto 2 mesi e mezzo, più o meno faceva le fotocopie, aiuta al cliente, insomma, immaginate cosa può fare un ragazzo di 17 anni in un'agenzia di viaggio, più o meno faceva quella cosa lì. Quella sua agenzia di viaggio, sfido appunto, qualcuno di voi ha messo piede in un'agenzia di viaggio nell'ultimo anno? Quell'agenzia di viaggio dove lui ha lavorato per 2 mesi e mezzo ha chiuso dopo 6 mesi. Le persone lavorano, prendono appunto su Airbnb, prenotano Ryanair con un'app, eccetera, eccetera. Cioè l'idea che stava alla base di quell'educazione lì è l'idea che effettivamente il mondo fosse sincronico, ma io invece da un punto di vista scolastico devo pensare il mondo com'è fra 50 anni, devo pensare come può essere rivoluzionato quel sistema produttivo lì, devo pensare che forse noi adesso lavoriamo 35 ore e fra 10 anni ne lavoreremo 15, quindi cosa fare in tutto quel tempo libero, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però, questo non vuol dire avere meno competenze. Perché se mia nonna si andava per comprare un melone al mercato e lo odorava e diceva questo è buono e questo è cattivo, oggi quella mia stessa nonna che ha il diabete deve andare a prendere dei prodotti al supermercato e deve leggersi delle etichette, per cui serve una grandissima competenza alimentare, come se dobbiamo
come dire, votare per un referendum se vogliamo le centrali nucleari di terza o quarta generazione, beh, lì serve una grandissima competenza da cittadini. Se io devo fare un lavoro di cameriera al McDonald's, per dire la cosa più semplice, può darsi che mi capiti di dover conoscere almeno 5-6 lingue, mi capita di dover conoscere almeno 5-6 culture, perché magari vedo delle persone e io le offendo se mi muovo in un certo modo, mi muovo in un altro modo. Allora, io ti chiedo questa cosa qui rispetto all'educazione, se quell'idea tua che, come dire, fare una scuola essenzialmente in perdita, una scuola che in qualche modo non cerchi più produzione, più capitale umano, ma sia evidentemente un investimento passivo, non sia anche da un punto di vista economico invece sensato. L'esempio che tu fai con i cristalli di Boemia è un esempio simile a questo dell'alberghiero, però dico, beh, effettivamente magari quella cosa lì oggi forse semplicemente fa studiare l'arabo a delle persone senza metterle a fare, non c'è tutto questo lavoro per i traduttori, però magari penso che può essere utile per migliorare il mondo, studiare il cinese o fare qualunque altra cosa che può essere, insomma, io ancora insegno Spinoza, Diogene, Marx e altre cose che sono talmente inutili da un punto di vista del lavoro, eppure questa cosa, per non so quale motivo, produce, diciamo, un progresso sociale. Scusa la lunghezza. No, io comincio a capire perché, diciamo, le nuove generazioni crollano sotto il peso delle aspirazioni, perché c'è Christian Reim che mi insegna che nel futuro lavoreranno 15 ore e che... No, ma perché tu fai una scommessa, no? Tu effettivamente dici, io penso che, e hai una tua idea su questa cosa, la verità è che nessuno sa quello che succederà, no? E effettivamente magari lavoreremo 15 ore, magari ne lavoreremo 45, 50, 70, e la tendenza che vedo in atto è più negativa che positiva. Il problema è che effettivamente, come dici tu, la scuola, come dire, lo dici e poi in realtà lo confuti, perché dici, bisognerebbe, come dire, avere una visione strategica per pianificare l'avvenire, però dici anche, beh, però non dovrebbe per forza essere questo l'obiettivo della scuola. Diciamo che nel mio libro cito un saggio uscito negli anni 70 che si chiama Disoccupazione intellettuale nella storia d'Italia, insomma, disoccupazione intellettuale, eccetera, insomma, di Marzio Barbagli, e lui parla di come c'è un fenomeno ciclico, no? Di disoccupazione intellettuale, quindi di scarto tra formazione e poi avvenire professionale. Lui identifica il grande paradosso del sistema scolastico come un conflitto tra selezione e socializzazione, no? Quindi la funzione di Kenneth Arrow della selezione e la funzione socializzazione, che è appunto la capacità, la necessità del sistema scolastico di creare dei cittadini, delle persone in grado di vivere assieme, che abbiano eventualmente anche che siano persone vive, piene, che abbiano una cultura. Però queste due cose entrano un po' in conflitto. Capisco la dimensione distopica che può avere quella di una scuola che orienta le persone sulla base di criteri del mondo del lavoro. Non solo perché in realtà la scuola non sa cosa sarà il lavoro tra 5 anni o fra 10 o fra 20, come dici tu, ma anche perché, anche lo sapesse, in quello che tu racconti c'è qualcosa di molto violento, no? Quello che si vede nei film distopici, Hunger Games o Divergent, no? che incarnano bene la paura che hanno, soprattutto in America, di questo sistema molto competitivo. Quindi siamo tutti d'accordo su questo, no? Si parlava ieri in un'altra presentazione di come il sistema tedesco, in misura minore il sistema francese, no? Educativo, abbia degli step di selezione molto rigidi. Però c'è un'altra situazione che secondo me è molto problematica, ed è quella italiana, cioè quella di persone che, in assenza di informazione, no? Perché l'informazione è un capitale, è qualcosa che alcuni hanno, alcuni non hanno, spesso appunto anche per via della loro provenienza di classe, eccetera. Quando appunto uno si iscrive a filosofia o un'altra, o a ingegneria o a giurisprudenza, dovrebbe sapere più o meno, appunto il mercato cambia, però insomma sarebbe utile, no? che sappia quali sono le sue prospettive. È utile perché quando fai una scelta, qui parliamo in realtà effettivamente, parlavamo di scuola, io parlo più di università, qui
però insomma, questo stesso paradosso, no? questa stessa aporia, no? Quella della selezione e socializzazione. Quando qualcuno decide di fare un investimento su una formazione, è importante che abbia tutte le informazioni necessarie. E effettivamente chi patisce di più il fatto di fare un investimento sbagliato è chi queste risorse appunto ne ha meno. Quello che voglio dire è che il problema che c'è in Italia, tu ricordi, no? Perché c'è sempre questo dibattito, io nel libro mi soffermo molto sui sovraeducati, no? E ogni volta tutti mi rispondono sì, ma l'Italia è il paese con il numero di laureati minore nel paese OCSE, no? Dato che cito nel libro, non è stato detto dopo, lo dico, lo so. Il problema è che queste due cose non sono contraddittorie, no? Anche a livello logico, no? Il fatto che ci siano molti sovraeducati non implica che non ci siano molti sottoeducati. Di fatto quello che c'è in Italia è che coesistono tanti sovraeducati e tanti sottoeducati. Penso, cioè, penso sia logicamente possibile, no? Nel senso comprensibile. Quindi esistono due problemi opposti. Non solo, ma io ho l'impressione, e a un certo punto nel libro lo dico, che non solo questi problemi sono opposti, ma sono collegati. Ora, correlazione non è causazione, è un'ipotesi, è un'ipotesi che cerco di sostenere, ed è che la pressione che fanno, che fa l'accumulazione dei titoli come meccanismo di selezione sul mondo del lavoro, inflaziona totalmente i titoli più bassi. L'esempio più classico è la laurea specialistica, che a un certo punto satura tutta la domanda di qualificati, di laureati, facendo che la laurea triennale ha un valore in Italia molto più basso rispetto al resto, Francia e Inghilterra, in cui con la laurea triennale si trova lavoro. Quindi c'è un meccanismo, che collega le due cose. C'è un meccanismo di inflazione, un meccanismo di schiacciamento, no? Da parte di chi ha più titoli su chi ha meno titoli. E questo, secondo me, è qualcosa di problematico. È problematico perché uno effettivamente poi crea questo fenomeno, che è un fenomeno oggettivamente doloroso, no? Quello del disagio. E io cito appunto anche uno studio su come i sovraeducati tendono a essere la popolazione nel mondo del lavoro con più alto tasso di malessere. Fa anche ridere l'elenco, perché c'è il malessere, c'è il consumo di droghe, sabotaggio industriale, quindi c'è questo fenomeno nelle sovraeducate. E poi nella fascia che non riesce appunto a inseguire i sovraeducati si trova sostanzialmente due fenomeni: o chi appunto, magari venendo da una famiglia con meno risorse, decide di investire delle risorse dicendo vabbè, almeno avrà una laurea triennale, almeno avrà fra questo, nella convinzione, anche lì difetto di informazione, che basti una laurea, che una laurea sia qualcosa che possa servire sul mercato del lavoro, e quindi sostanzialmente una perdita netta, no? Un investimento che non viene fatto, che non viene realizzato da chi lo fa. Questo è il primo problema. E poi il secondo problema di cui parli tu è che poi, visto che, come dire, c'è un feedback, no? Di razionalità, nel senso che effettivamente si vede che la laurea non paga, e quindi molte persone, soprattutto anche, come dire, in termini di distribuzione geografica, no? L'Italia è un paese che è molto caratteristica, cioè non è centralizzata, ha molte zone rurali, quindi il fatto che ci siano anche pochi laureati è anche legato al fatto che la domanda per certi tipi di lavori sovraqualificati o qualificati è inferiore. C'è un tessuto di piccole e medie imprese che chiaramente hanno una domanda inferiore rispetto alle grandi aziende di questo tipo di cose. E quindi questo fa che questo numero, no, dei laureati molto bassi dipende da tutto questo, cioè dipende da una razionalità, dipende anche dal fatto che chi deve investire, perché 3 anni di studi non sono niente per tutti, perché chi vive in un paesino dovrà pagarsi l'affitto o il treno,
insomma, c'è un investimento. Se questo investimento non è, è una perdita, chiaramente si taglia fuori la fascia bassa della classe media o la classe non media. Una domanda secca e poi veramente passo la parola agli altri. C'è la tratta delle povertà educative, quello che ogni anno fa Save the Children, poi ogni volta ci sono dei dati disarmanti proprio su quello che dici tu, aree rurali, aree interne, cioè nel sud Italia il 70% dei ragazzi non hanno mai letto un libro in vita loro, non hanno mai, il 58% non ha mai fatto sport, il 65% non ha mai visto, non ha visto quest'anno un concerto o uno spettacolo a teatro, hanno meno di 5 libri in casa e poi se parliamo di dispersione scolastica c'è cioè un 14,7% come dati più alti dell'OCSE, con punte di 25 in Sardegna e in Sicilia, con punte di 30 all'Alessandrino e a Corviale. E allora io mi chiedo, rispetto a questo paesaggio in cui tu racconti un po' una classe disagiata, però c'è anche una classe di analfabeti in Italia, c'è lo 0,88% in Italia che non raggiunge la terza media, appunto un 14,7%, una persona su 7 che ha solo la terza media, quindi non è semplicemente... Allora io mi chiedo se invece, come dire, te la butto lì così, forse il problema della classe disagiata è che non è, è che per essere competitiva invece non è, non si spende da un punto di vista educativo, pedagogico, non è generosa. L'esempio di Don Milani, per esempio, che probabilmente è stato, potrebbe essere, come dire, un po' l'avversario, diciamo, teorico di un libro del genere, lui diceva: io non leggo più un libro se non lo leggo insieme a questi ragazzi qui. Ho deciso di non leggere più libri, e lui veniva da una classe agiata, appunto, nipote di una famiglia ricchissima, lo zio era Domenico Comparetti, era una famiglia con una madre che era stata una studiosa importante, insomma una famiglia ricca, agiata, eccetera, eccetera, e decide in qualche modo che invece il problema fondamentale in Italia è l'analfabetismo, l'analfabetismo culturale, di classificazione. Allora mi chiedo se questa classe disagiata non abbia un dovere di generosità, l'uno nei confronti degli altri e nei confronti di chi appunto non ha un problema di verità non realizzate, ma un problema di accesso alla conoscenza, di accesso come dire, alla cittadinanza. Sì, diciamo due cose, tu parli di generosità, però io no, forse un po' suggerisco, senza voler essere romantico, però che forse questo ogni tanto sono, come dire, la generosità, dare qualcosa a cui si dà un valore, non è per forza un valore per tutti, non è che, può sembrare, forse lo è, un po' romantico, cioè di dire che in fin dei conti non è importante vedere un concerto o leggere i classici dell'Ottocento, ci sono forme di cultura diverse, forme di culture popolari che hanno luogo, no? E poi, insomma, non voglio arrivare a una difesa dell'analfabetismo, anche perché poi, ovviamente, come poi le cose che citi tu, si tratta di strumenti anche di potere, no? Però, diciamo, questo culto del, come tu dicevi, no, bisogna insegnare l'arabo, bisogna insegnare il cinese, vedete, questo alla fine è un modello di società borghese, tra virgolette, che forse non è l'unico possibile, però forse pecco di romanticismo, però vabbè, io lo dico ovviamente lo dico, romanticismo, se non c'è un movimento reazionario nella storia, certo, forse di pasolinismo. Però penso che ci sia qualcosa da tenere a mente, cioè che a un certo punto ci sono altri modelli di vita, e tra l'altro che sono legati a tutti i contesti geografici, cioè se tu sei fuori da una città, quello è, cioè alla fine non avrai quello stesso tipo di cose. Il modello è quello di urbanizzare, borghesizzare, nel senso etimologico, tutto il globo terracqueo, non lo so. Questa è la prima cosa che dico. La seconda roba è che tu in realtà, secondo me, hai detto un lapsus poco fa. Cioè tu dici, Don Milani, eccetera, ci vuole una generosità per permettere a tutti di competere, se ho capito bene, no? Il problema è questo, cioè che in fin di conti cioè che tutti possano operare, forse un lapsus. No, però quello che voglio dire è che dare a tutti, cioè, o meglio, riformano in modo, come dire, perché è una cosa che torna, no, in generale, si vuole dare a tutti le stesse possibilità. Il problema è che se dai a tutti le stesse possibilità, ma il numero di posti, quello è. Questo è un modello, faccio un modello statico, no? È ovvio che non funziona così, è più complesso.
nel senso che l'investimento culturale può avere un effetto anche sulla base totale delle opportunità che si generano e di quello che è successo nel dopoguerra, no? Ovviamente si è, il numero di posti cresceva via via che l'industria diventava più produttiva e diventava più produttiva perché si investiva di più in cultura, però quello che possiamo immaginare è che a un certo punto ci sia un plateau, no? una saturazione di questo meccanismo. Tornando al modello statico, l'idea è questa, cioè che il punto non è dare a tutti la stessa possibilità se poi questa possibilità non può essere realizzata, perché tu avrai in questo senso, in questo modo, una grande allocazione di, un grande costo di allocazione delle risorse, una grande frustrazione, però il problema finale non cambierà, cioè che sostanzialmente avrai tutti, avrai dato spiegato a tutti Flaubert, tutti si alzerà il livello del mare in un certo senso, non è quello di cui ti parlo. E capisco che se tu consideri che quel mare è una cosa positiva, puoi dire ok, non importa, almeno però queste persone non avranno trovato un modo di soddisfare i loro bisogni, non saranno cresciuti economicamente, non si saranno tirati fuori dalla loro condizione di disagio economico, ma almeno sono persone più acculturate. Io ho qualche dubbio sul valore assoluto di questo, ma soprattutto crei questo disagio, questa frustrazione, e mi chiedo se sia utile, cioè se valga la pena, no? Perché per alcuni mi hanno risposto sì, vale la pena perché si insegna a desiderare un mondo migliore, no? E quindi è giusto che, perché bisognerebbe privare di questa possibilità? E la seconda cosa è questo effetto sul mercato del lavoro, che è anche gli studi che cito nel libro, cioè che sostanzialmente a parità di lavoro, di qualifica, di livello salariale, viene richiesto da questo meccanismo di selezione sul mondo del lavoro un'età sempre più avanzata. Quindi per fare delle mansioni spesso tra l'altro sempre più semplici, perché l'automazione crea lavori pagati meno, più brutti, più noiosi, più ripetitivi, no? Perché gli uomini diventano quasi schiavi delle macchine che li governano. Nella logistica, di cui hai parlato molto, sta succedendo qualcosa di veramente orribile. I lavori sono veramente, cioè non è più solo la fatica, ma è anche questa dipendenza dell'uomo dalla macchina. Alienazione. Questa alienazione, come per citare i classici, c'è una domanda per il mondo del lavoro, quindi di formazione sempre più elevata, però sostanzialmente fa le stesse cose, e quindi quello che mi colpisce appunto è questo, cioè questo specie di grande rituale quasi appunto sacrificale collettivo in cui si sprecano tante risorse, che sono sia private, quindi, che pubblica, e poi il pubblico cosa fa? Cerca di compensare queste ineguaglianze, quindi cosa fa? Cerca di intervenire e alza il livello del mare, perché comunque sarà quello che metterà di più, no? Su questa partita poker che passerà. E quindi questo meccanismo mi pare che siano tutti perdenti, la società in quanto tale, le singole persone che non riescono a partecipare, e quindi non mi pare un modello che produce benessere, diciamo. Questo è un po'. Poi dove lasciamo il dibattito. No, per me rimaniamo così affettuosamente avversari, e quindi mi tengo sia l'affetto che appunto la polarità. Però no, passavo volentieri il microfono, però non so se possiamo scioglierlo. La persona. Qua c'è uno lungo. O parla ad alta voce oppure può venire qua, io glielo porgo. Volentiosamente, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Ecco. No. Devi venire qua. Vieni qua. Parla ad alta voce, tanto. No. Parla ad alta voce, soprattutto lì in fondo, perché sì. C'è molta gente. Allora, a me già dal titolo è venuta in mente una cosa che c'è su Futurama, no? Che nell'Università di Marte c'è sul cancello una scritta che dice knowledge brings fear, ok? Cioè la conoscenza porta paura in sé. È una battuta che mi è sempre piaciuta perché un pochino mi sento che mi riguarda, no? E nel titolo del libro stesso a me sembra che questa classe in sé sia già una classe molto acculturata. Cioè chi effettivamente vive il disagio non è chi è povero. Parla più alta voce. Chi vive il disagio la senza. Cioè. Te lo posso dimostrare ovviamente, la mia sensazione è che sia già
uno che ha un eccesso di cultura, e tu hai ragione, credo, io condivido la tua opinione sul non possiamo tutti avere quella posizione, diciamo, elitaria, però io ti chiedo anche se secondo te questa cosa può dipendere dagli immaginari. Cioè, nel senso, vivo a Londra, faccio un lavoro figo, c'era una battuta dei Pils scema su un video che c'era il vecchietto che diceva no, sta scrivendo Vice. Cioè, nel senso, non è che noi ci ritroviamo adesso con degli immaginari che in realtà non funzionano, sono sbagliati. Cioè, io conosco gente che ha 30 anni e fa agricoltura, è felicissimo, non perché io sia bucolico particolarmente, però effettivamente forse bisognerebbe ricostruire delle idee, perché viviamo di tanti stereotipi che, cioè, ti chiedo, secondo te questo ha un impatto, ha un'influenza su questa cosa, e se secondo te effettivamente questa classe disagiata di cui parli è, chiamiamola borghese, insomma, benestante, oppure ti riferisci anche a delle classi particolarmente povere? No, no, hai ragione, io appunto definisco il termine un po' ambiguo volutamente, cioè non è un tentativo di risignificazione, cioè la classe disagiata è la classe agiata nella sua fase discendente, quindi questo è vero. Ti rispondo solo su due robe, cioè rapidamente. La prima è che io non credo, non mi riconosco in quello che tu dici, cioè che io proporrei una visione elitista, poi si possono riparlare della cultura, cioè l'idea non è quella. L'idea è di, come dire, appunto, da un lato non creare questa specie di lotteria obbligatoria che produce appunto l'impoverimento di chi viene illuso, che può scendere, e poi appunto l'idea è che forse la cultura non sia un bene assoluto in sé, ma come dici tu, la conoscenza è paura, cioè la conoscenza è sempre potere, è sempre un rapporto, è sempre qualcosa di, come dire, non è bene, non è male. È qualcosa, no? È una forma in cui si incarnano dei rapporti di potere, i rapporti di potere non sono bene, non sono male, no? Demistificarlo. E l'ultima cosa è, io non romantizzerei necessariamente questa critica non vuole romantizzare, appunto, non so, il lavoro, contadino, no? non è un tema che torna nel libro. Spero, sono felice, sono contento che qualcuno sia molto felice di fare l'agricoltore. Ho l'impressione, ho notizia, dalla mia poca conoscenza di questo ambito, che l'agricoltura, come tutti i settori produttivi, subiscono trasformazioni, economie di scala, quindi non so, come dire, che cosa fa di preciso questa persona e come, cosa. Però temo che oggi questa attività non sia di solito sostenibile, come dire, non sia di solito arricchente, perché, come dire, è molto industrializzata anch'essa, eccetera, eccetera. E io, la mia impressione, quello da cui parte il libro, appunto, in questa analisi di questa competizione, no, per appunto ascendere nelle posizioni più astratte, culturali e lontane dal materiale, questa competizione nasce proprio dal fatto che quei lavori umili e belli che del nostro immaginario non sono più praticabili, o sono sempre più meno praticabili, o sono automatizzati, o scompaiono, o sono faticosi, e lì forse anche uno dei punti del libro forse più polemici, o forse la classe disagiata, come dire, non è in grado di accettarli, perché i bisogni che ha sono incompatibili con quel tipo di vita, no? Io parlo della costruzione ideologica dei bisogni, no? Quindi c'è ed è una cosa, come dire, il fatto di dire che i bisogni sono costruiti ideologicamente non vuole dire che sono vuole dire che sono un'autoillusione, ma come tutto, no? come ogni cosa, come le costruzioni ideologiche sono molto radicate, molto profonde, però fatto sta che c'è questa dimensione qua, e credo spieghi anche l'incapacità che ha la classe disagiata, l'ex classe media, a dire ah vabbè, ma adesso io mi ritiro e vado a zappare i campi. Non è realistico in generale. Poi sì, certo, c'è, ed è un fenomeno anche che viene dagli anni 70, no? Nel andare, appunto,
cioè, non credo che sia un modello generalizzabile. Se no dici meglio e poi ti lasciamo i curriculum. No, c'è già una lunga fila. Sì, lì ce ne sono due lì, tre lì e... 18 lì. 18. No, questo non scusa, sì, allora lo passo. Lo passi, sì, e poi qua anche tu volevi farmi un intervento, sì, giusto? Sì. Allora, sì, forse dovete avvicinarvi un po'. Sì. Ci arrivo. Anche questo, guarda, questo è più semplice così, non ti aggobbisci. Mi chiedevo, nel tuo libro, partendo dal presupposto che trovo le tue posizioni molto, mi sento molto più affine alle tue posizioni che non a quelle di Raimo, le sue mi sembrano molto più coerenti, mi sembrano che abbiano una coerenza interna più forte. Cioè nel tuo il tuo libro non mi sembra... Sei un bel posizionale. Scritto, no, nel senso ci vedo un innamoramento per quella cultura che sembra come implicitamente o inconsciamente volerla affermare come valore assoluto, cioè metterci Chekhov, lavorare sull'economia attraverso la letteratura, attraverso Goldoni, cioè chi non è un borghese, chi ha forme di cultura popolare, oppure i giovani ragazzi che avrebbero bisogno di quel capitale informazionale, ce la fanno a leggere il tuo libro e a comprenderlo? Non lo senti anche tu questo stridio? Vabbè, no, cioè non lo so. Io posso accettare, diciamo, l'accusa di non essere rigoroso e dimostrativo, però il fatto che il libro di Raimo sia coerente mi sembra, insomma, no, ma siamo entrambi in una, come dire, no, per dire comunque, al di là del confronto, poi Raimo su, come dire, sulla scuola ci lavora, cioè, nella scuola, nella censurata. Il cuore ci lavora, prima di dare un confronto, prima cosa, è un libro che, come dire, non è, ha una metodologia tutta sua, diciamo, quindi non, c'è in certi capitoli del quantitativo, quello sulla scuola, un po' più, quell'unico forse che è davvero quantitativo, nel resto del libro faccio riferimento ad altri autori e cerco effettivamente di costruire una coerenza. Riguardo al fatto che, riformulo, tu dici, ma se il tuo libro deve essere un monito per quello che manca il capitale informazionale, non è che gli dai 260 pagine così, ma questo è verissimo, ma infatti, infatti non penso che il libro sia destinato a quello, tant'è che ogni tanto alle presentazioni mi è capitato di avere dei ragazzi molto giovani che avevano 16 o 18 anni e questo mi ha molto spiazzato perché è un libro molto amaro, è un libro scritto da un trentenne disilluso e quindi mi sono un po', cioè volevo dire di non comprarlo, no? C'è questo ragazzo sedicenne, timido, che arriva, mi chiede la firma, infatti non gli ho scritto nella dedica, ma non prenderlo troppo alla lettera. Quindi sicuramente, anche se poi mi sono riletto della prefazione e dico potrebbe servire da monito per qualcuno, effettivamente non è un manuale di orientamento e non è neanche forse il momento giusto della vita in cui leggerlo, non è quello lo scopo, cioè, quindi sicuramente è un libro che come me, cioè è l'immagine mia, cioè di una persona che ha l'impressione di aver letto tanto, no? E che riversa tutto questo in maniera anche ironica, anche autofizionale, no? Perché il lamento della persona che ha letto tante cose e che però, no, come dice Kafka, la mia educazione mi ha nuociuto in molti modi, è chiaro che è esattamente, cioè completamente nel dispositivo autoironico, autofizionale con cui il libro è scritto. Mi chiedo di venire qui perché il microfono, insomma, senza che impicco nessuno. No, io volevo soltanto dire che forse il dibattito di stasera non rende giustizia nei confronti di una sorta di decostruzione che tu fai anche sul concetto di status. Cioè tutto il lavoro che tu fai principalmente sul simbolico e non solo in termini economici,
sulle nostre possibilità. Quindi non si tratta di parlare soltanto di una borghesia che poverina non riesce a realizzare a livello professionale quello che vorrebbe fare in realtà per in termini di investimento e di istruzione eccetera, ma anche di parlare di un meccanismo agonistico in cui ci si continua a mettere in gioco, magari perdendo anche migliori anni della propria vita. E cioè, quella che mi è sembrata una grande assente del vostro dibattito era il tema della meritocrazia. Cioè, un po' di tempo fa mi è sembrato, ho iniziato a riflettere sul tema della meritocrazia a partire da una domanda che era formulata su una rivista di filosofia in Francia, che era: di cosa è malata la sinistra? La risposta che mi sono data è di meritocrazia. Cioè, non si tratta di mettere le stesse condizioni di partenza, ma le stesse condizioni d'arrivo. Cioè, il problema dell'educazione, qui mi rifaccio anche al libro di Raimo, il motivo per cui non tutti i banchi sono uguali è che si incentra tutto lo sforzo, anche l'investimento statale, sulle condizioni di partenza, quando in realtà il problema è che all'arrivo che non riusciamo a collocarci. Qui non si tratta di condannare le aspirazioni di un borghese, né di condannare le timide aspirazioni di un contadino che vuole rimanere tale, ma semplicemente permettere ad entrambi di liberamente scegliere il proprio destino senza ritrovarsi poi a far parte di una corsa infinita ad un montepremi inesistente. Sì, sì, anche io volevo dire mezza cosa su questo, ovviamente, però tu sei l'ospite d'onore, io sono il maggiordomo. E guarda, maggiordomo dico dei dati, ovviamente è un tema enorme quello che forse secondo me è il vero tema politico di questi anni. Roger Abranavel, che ha scritto Meritocrazia, è stato consulente ministero. Abravanel, perdonami, Abravanel già la seconda volta devo scordare, perdonami. E è stato consulente del Ministero dell'Istruzione per diverso tempo, e quindi la meritocrazia è diventata parte, per chi sta a scuola, proprio della struttura dei progetti, delle riforme scolastiche. E meritocrazia, forse lo sapete, è un termine che viene coniato nel 1956 da un libro di Michael Young, che si chiama The Rise of Meritocracy, che è un libro di fantapolitica, è una distopia che cerca di creare una società migliore, in cui si cerca di creare una società migliore in cui ai meritocratici, i meritocratici devono governare la società. In realtà questa società migliore finisce nel disastro, e quindi diciamo è una satira sulla possibilità della meritocrazia, perché di fatto a un certo punto è come se si creasse un razzismo tra gli intelligenti e gli stupidi. Quando Blair citò Michael Young, riprendendo il concetto di meritocrazia, Michael Young rispose sul Guardian: non provare più a citarmi, perché io dico l'esatto opposto di quello che stai dicendo tu. E credo che sia un problema la meritocrazia, ma credo che sia un problema perché effettivamente lui cita, Raffaele cita Boudon, la società degli ineguali, nel suo libro, e di fatto c'è, come dire, una specie di spettro che attraversa tutto il libro, è se in qualche modo l'uguaglianza sia o meno un valore. Per me ovviamente sì, e io quello che ho visto, diciamo, nella mia piccola inchiesta sulla scuola è che l'educazione, che dovrebbe, diciamo, portare un valore, che dovrebbe mettere come valore, come obiettivo l'uguaglianza, secondo l'articolo 3 e 34 della Costituzione, dice non esiste a scuola, non esiste perché soltanto il 6% delle persone che fanno il liceo non hanno genitori che hanno fatto il liceo, non esiste perché c'è un sistema di ripetizioni private per cui molto spesso appunto noi facciamo scuola agli uguali la mattina e ai disuguali il pomeriggio,
Non esiste perché nel consiglio di orientamento che si dà in terza media, in realtà molto spesso si usa quella violenza simbolica che Bourdieu definisce, cioè secondo me suo figlio è meglio che faccia una scuola manuale, secondo me suo figlio studia bene e quindi mandiamolo al classico. E la differenza tra licei, istituti tecnici e professionali si è dilatata molto negli ultimi anni. Una differenza di reddito, ovviamente il reddito non è l'unico parametro in cui giudichiamo, come dico, un successo scolastico, un successo esistenziale, però negli ultimi 10 anni la differenza a 30 anni del reddito di chi ha fatto il liceo e di chi ha fatto i tecnici professionali è aumentato da circa il 20% a circa il 40%. Quindi di fatto c'è una società di sommersi e di salvati a partire dalla scuola. E la scuola, secondo me, secondo la tesi del mio libro, magari appunto possiamo confutarla, amplifica queste disuguaglianze. Per me la meritocrazia è un'ideologia totalmente negativa, è un mostro. Ovviamente qui possiamo discutere, ed è una discussione che è tutta interna probabilmente a un mondo di sinistra, perché di fatto invece la destra l'ha già elaborata, e quindi dice in fondo per la destra l'uguaglianza negli ultimi anni non è diventato veramente più un valore. E quello che sembrava probabilmente nella nostra educazione, e per questo secondo me, come dire, il libro di Raffaele è molto interessante, perché si muove, come dire, da persone che sono state educate nel Novecento e quindi con una serie di valori costituzionali che facevano parte di un background familiare, scolastico, eccetera, eccetera, che si scontrano invece in un mondo completamente diverso, in cui alcune cose non sono più scontate. Quei valori costituzionali, appunto, l'uguaglianza, non è più scontato, come valore in sé, non come progetto. E in alcuni casi, per esempio, appunto, a destra si parla di buona scuola. Io ho buona scuola e me lo spendo come mi pare. L'autonomia scolastica andata in quel senso, eccetera, eccetera. Una mia collega qualche giorno fa in un consiglio di classe mi diceva: ci sono dei ragazzi che vogliono fare alternanza scuola-lavoro pagando in Germania, così gli offrono anche uno scambio scolastico, eccetera, eccetera, costa 1200 euro, sono 8 ragazzi. Noi ci siamo guardati da altri colleghi e dicevamo, forse no, abbiamo votato per il no, però questa collega che diceva, ma perché vogliamo impedire a quelle 8 famiglie di andare a mandare i figli in Germania a fare un'esperienza che per loro è così bella? Io veramente, come dire, non ho gli strumenti per rispondere, potrei dire perché la Costituzione dice di no così. Dall'altra parte lei a un certo punto, alla fine del consiglio di classe, mi ha detto la scuola del futuro sarà così, e ha ragione lei. Sì, io volevo dire di collegarmi a quello che ha detto adesso Rario. Non credi che questa classe di saggiato di cui parla, che poi nel libro non viene specificato bene di che tipo di classe si tratta, cioè non ha i contorni ben definiti, sia una costruzione ideologica che possa arrivare a giustificare un odio fra classi, spiego meglio, perché se la classe disagiata è il ceto medio che arriva a un declassamento, diciamo arriva allo stesso punto del figlio del contadino che arriva a fare lo stesso lavoro impiegatizio, mentre che per una classe si tratta di un declassamento, per l'altra classe invece si tratta di un innalzamento. E quindi questa classe, la classe disagiata, potrebbero essere entrambi con mentre in realtà quello che credo è che lei si riferisca esclusivamente al ceto medio che viene declassato, insomma. E non crede che, cioè, da solo come si trasforma una lettura del genere, che in confronto sia pericoloso, cioè che possa portare a, diciamo, una sorta di odio fra le classi. Credo anche che fra il ceto medio che si declassa e il contadino, così, che invece arriva allo stesso livello. Vecchi poveri e nuovi poveri. Esattamente. E credo, lei fa molte volte l'esempio di Kafka, e credo che, almeno da come ho letto io il libro, più che un esempio appare un modello,
se l'intellettuale, se il lavoratore culturale non ha più un ruolo, non ha il compenso che merita per le sue capacità, per quello che ha studiato, l'unica cosa che rimane è l'autoaffermazione, quindi l'autoesclusione da un certo tipo di ambiente lavorativo che non è adatto al suo status. E infatti lei parla della tesi, diciamo, metaforicamente del suicidio di Kafka, che non è nient'altro che l'affermazione dell'intellettuale, dice no, io faccio questo lavoro ma non appartengo a questa classe, io sono di altro tipo rispetto a quelli come me che invece sono innalzati. In realtà, allora, dicevo spesso l'obiezione, no? Il tuo concetto di classe disagiata è vago. A me non sembra così vago, nel senso che si parla, ci sono migliaia di libri sulla classe media e nessuno va a dire ah, ma la classe media è vago come concetto, no? Il concetto di classe disagiata è come dire, aggrappato a quello di classe media, no? Come una funzione matematica, alla classe media. Quindi secondo me non c'era bisogno, per la tipo di analisi che facevo, di definire veramente quantitativamente o con delle caratteristiche particolari, perché mi pare che anche nel modo in cui l'ha riassunta lei è abbastanza chiaro quello di cui si parla, cioè appunto lei parla di mobilità discendente, per me si tratta soprattutto di una classe che ha accumulato degli stock di patrimonio e che li può usare per riprodursi socialmente e che però si trova in una dinamica di assenza di opportunità che porta questo patrimonio complessivamente a dissolversi. Questo è quello di cui voglio parlare io e non mi sembrava fosse, come dire, necessario renderlo più quantitativo. Non sono d'accordo, ma forse non sono sicuro di capire la questione del livello di classe, nel senso quando lei dice ma quello che si abbassa arriva al livello di quello che si alza, presuppone già che ce n'è uno che si alza, e il problema è che effettivamente la mobilità sociale ascendente non c'è o è pochissima, oggi i posti, i pochi posti ai quali può aspirare la classe media sono saturati da quelli che nella classe media riescono a ottenerli, quindi non è un caso di figura che io non vedo questo, cioè non mi pare che sia all'ordine del giorno. Intendevo pure nel senso di status, di prestigio, cioè il nuovo ricco, però il figlio del contadino può arrivare ad avere la stessa formazione della classe media, cioè può arrivare allo stesso livello di formazione, non allo stesso. Facciamo l'esempio, non so, di un figlio di architetti che studia architettura, va a fare il commesso, e un figlio di insegnante o di operaio che va a fare il commesso, per esempio. No, ma perché l'architetto mi sembrava molto astratto l'esempio del commesso. Faccio l'esempio del figlio del contadino che arriva al dottorato in architettura e il figlio degli architetti che arriva al dottorato di architettura. Entrambi si troveranno sullo stesso livello, ma è un caso molto raro. Cioè non credo che sia un caso così raro. Stiamo dicendo che la mobilità sociale esiste, ascendente. No, perché io non parlo di posti di lavoro, ma parlo di prestigio. Ok, arriveranno allo stesso livello di... richiederanno... lo stesso posto di lavoro, però uno arriverà a quel livello con quel disagio di cui lei parla, mentre invece l'altro di meno. Mi ostinavo un po', immaginiamo questa cosa. Io nel libro non parlo, solo tu parli di doppio di classe, io parlo di risentimento, quindi cioè, il libro parla proprio di questo, parla di quel sentimento che il declassato, diciamo, ha. Cioè, per quanto il caso che descrivi non riesco a formalizzare, c'è qualcosa che mi sembra un po' un caso limite, grazie. Però al di là dello stilarmi su questa cosa, io parlo proprio del risentimento che questa classe disagiata ha e quindi del modo in cui effettivamente reagisce al trovarsi in questo tipo di situazioni e anche il modo in cui prova la necessità di distinguersi, no? Di effettivamente mostrare la sua differenza rispetto alle altre classi. Che è l'esempio che fa di Kafka, che
per distinguersi fa di tutto pure contro la sua salute, no? Se quello che ho capito bene. Sì, no, quello che dicevo io è che non che lo dice questo nel... No, nel senso, no, semplicemente, certo. No, perdonami, ho un ruolo... però c'erano altre 5-6 domande, magari su questa... Beh, questa mia che lo rispondo bene, anche, però, vabbè, poi... più o meno, magari appunto, cioè, non tanto ci sarà modo. Io vi do, scusate, 20 minuti, se poi, perché anche perché fa caldo, magari ci sono le persone che anche devono chiudere la libreria, ed è giusto, andare anche a riposare. E c'era una domanda, ne prendiamo due o tre, così almeno è più semplice, una lì, una qui, e c'era ancora un'altra giù? No. C'erano 2, 3 e 4. Facciamo queste 4 e poi finiamo, va bene? Grazie. Due domande proprio velocissime. Allora, le volevo chiedere se questa classe disagiata lei la vede solo in Italia o nel mondo occidentale, oppure se pensa che ci potrebbe essere o c'è, o inizia ad esserci anche così nel mondo che era emergente, che adesso è emerso, in Cina, in India, non so, così. E poi le volevo chiedere se secondo lei dà per scontato che questa classe disagiata, ammesso che appunto sia ineluttabile questo declassamento, sarà inerme oppure farà qualcosa, cioè vedere uno spirito di... oppure pensa che appunto sarà ferma, così. E qui c'era una domanda. Allora, visto che avevamo iniziato parlando praticamente per aneddoti, io volevo citare un aneddoto che è capitato a me qualche tempo fa, insomma. Diciamo, parlavo praticamente con una ragazza che fa un lavoro abbastanza simile al mio. Io lavoro in una pubblica amministrazione, anche lei lavora in una pubblica amministrazione, diciamo di buon livello, chiamiamola così. E lei fece una constatazione che mi colpì molto, mi disse, certo che oggi si è creato un mondo veramente, diciamo, polare, o molto bipolare. Oggi sostanzialmente o non si lavora, oppure prende, se tu hai un lavoro, diciamo, devi lavorare tanto, tante ore, magari facendo anche, diciamo, assumendoti anche tante, diciamo, responsabilità, magari in posti che probabilmente qualche decennio fa probabilmente non ti avrebbero richiesto, come dire, tutto quanto questo impegno, chiamiamolo così. Probabilmente anche tenendo conto di una visione prospettica anche del fatto che magari le prospettive di carriera magari oggi si sono, come dire, sostanzialmente rarefatte, sono un po' venute meno. Allora a questo punto mi chiedo, diciamo, il tuo libro è sicuramente molto interessante, ovviamente pone al centro, diciamo, il tema dell'industria culturale, perché ovviamente lavori, diciamo, nell'ambito del settore. Mi chiedo se, come dire, io sono arrivato alla convinzione che comunque, diciamo, questa condizione di disagio si vive in tantissimi, ovviamente, ambiti, non è solo, diciamo, limitato all'industria culturale. E mi chiedo, la tua analisi è molto, diciamo, dal punto di vista della domanda, cioè tanta domanda di lavoro, tanta domanda soprattutto di lavoro qualificato crea questo meccanismo di declassamento collettivo, ma secondo te mi chiedo, ma dal punto di vista dell'offerta, è successo secondo te qualcosa, è una domanda parzialmente retorica, diciamo così, per cui anche, diciamo, la stessa offerta magari di lavori che possono essere, come dire, qualificati, come dire, l'ha fatta venire meno, diciamo così? Prendiamo le domande e poi rispondiamo a tutti. Oh, okay. Io ho sentito una carenza di dati nel libro, soprattutto per quanto riguarda l'analisi di questo ciclo economico, e anche un'analisi di lungo periodo. Ti spiego perché, con un esempio concreto, qui a Roma un mesetto fa è stato annullato il concorso a psicologia, alla facoltà di psicologia alla Sapienza. Vabbè, è successo quello che è successo, in realtà poi il concorso è stato annullato, si potevano sostenere entrambi le tesi, cioè ripeterlo o annullarlo, avevano senso entrambe, però il risultato è stato che sono stati ammessi tutti e 700 più un altro centinaio e passa, che nella situazione attuale di quella professione è una cosa che non ha alcun senso logico. Se poi moltiplichiamo quei candidati anche per le altre facoltà di psicologia che ci sono a Roma, però penso, ma e rispetto anche a un certo fatalismo che c'è nel libro sulla situazione economica,
siamo sicuri che prima di alzare bandiera bianca e dichiarare un po' la sconfitta di questa classe disagiata non abbiamo fatto tutto il possibile di quello che si poteva fare? Cioè, nel Lazio non si fa, ad esempio, lo so, la mia compagna è una psicoterapeuta, non si fa un concorso per psicologi e psicoterapeuti da 15 anni e passa. I centri di igiene mentale sono, insomma, collasso, si gestiscono solo i casi più gravi, i percorsi farmacologici, non c'è proprio un tipo di assistenza più articolata. Quindi, ripeto, siamo sicuri che non abbiamo esplorato tutte le possibilità, soprattutto per chi crede poi in un certo modello di stato sociale, prima di dire che non c'è spazio, che la offerta di lavoro è salva. L'ultima, c'era qui un'altra persona. Allora, sempre riguardo al concetto di disagio, no, tu affermi che noi come classe disagiata abbiamo fatica a rinunciare alle nostre aspirazioni, alle nostre abilità per come siamo cresciuti fondamentalmente, per come ci hanno cresciuto e come ci hanno imparato a guardare il mondo. Ora io concordo, però vorrei allargare pure il discorso. Insomma, cioè, secondo me, rispetto al mondo di prima, adesso c'è un fattore che secondo me destabilizza tutto, però la presenza di internet. E la presenza di internet ha pure smontato tutti i meccanismi che sottendono al raggiungimento del successo. Adesso non abbiamo la percezione che basti un singolo articolo giusto per avere milioni di visualizzazioni, il videoclip musicale azzeccato. Quindi volevo domandarti, secondo me, ma pure come anche in ambito non culturale, come le start-up, ovvero basta fare una buona campagna marketing per svoltare. Quindi ti volevo dire, secondo me il disagio di questa generazione può essere imputato anche al fatto che internet sembra aver distrutto i meccanismi che sostengono il successo nel mondo vecchio, quando in realtà questi meccanismi non sono distrutti per niente. E tu stesso, da blogger, per scatenare questo polverone, infatti hai dovuto pubblicare il libro, quindi c'è la tappa in sé per sé di pubblicare il libro cartaceo, pubblicare una casa editrice, è stato fondamentale, cioè quindi tu come esempio cardine. Rispondo magari a tutte queste domande, provo a farlo rapidamente, però bene, lo so, collegandolo un pochino. Io non avevo l'ambizione di fare un libro necessariamente sulla situazione italiana. Nello stesso tempo l'esperienza e tutta l'osservazione è quello. Mia impressione è che l'Italia mostri in maniera molto nitida, come spesso accade, no? Come si dice, no? L'Italia laboratorio, no? Quasi caricaturale, certe dinamiche, che credo si vedano in una certa misura altrove. Detto questo, io sono emigrato in Francia, fuggendo, come dire, le varie forme di, come dire, reazione o resistenza al declassamento o al disagio, tra cui c'è l'emigrazione, la fuga dei cervelli e vari esempi storici. Quindi chiaramente in termini relativi la mia emigrazione significa un movimento verso un luogo dove c'è meno disagio, in un certo senso, no? Più opportunità di lavoro, eccetera eccetera. Detto questo, quella dinamica aspirazionale, quei meccanismi che cerco di descrivere, credo che si trovino, d'altronde gli esempi che faccio poi sono, riguardano molte altre epoche, no? Quindi sono ricorrenti. Qui faccio un riferimento a quello che diceva a proposito dei concorsi di psicologia. È vero che io mi concentro, guardo le cose da molto lontano, no? Ed è vero che l'Italia ha dei problemi strutturali. Io quando presento il libro, molti mi dicono: sì, vabbè, ma ci sono delle distinzioni evidenti, peculiari alla situazione italiana. È vero, non ne parlo, proprio perché il modello vuole parlare di qualcosa di più universale, se vogliamo, e ho l'impressione che queste disfunzioni siano il modo specifico in cui si incarna sulla situazione italiana, e penso che siano molto meritevoli tutti gli studi e i libri che lo affrontano nello specifico. Ci sarebbero ovviamente moltissime cose da fare per migliorare o perlomeno rimandare questi problemi. Le teorie del ciclo che faccio riferimento non me le sono inventate e non le ho
come dire, teorizzate io, e quindi per quello non c'è carenza di dati, non c'è, c'è una carenza di dati, perché ovviamente in questo libro di 200 pagine fatto da un ex filosofo, cioè da un laureato in filosofia, sarebbe stato, come dire, un pochino fuori luogo, no? Pretendere di dimostrare che c'è una crisi, che, eccetera, eccetera. Io faccio riferimento a certi autori che cito, faccio riferimento alla loro analisi, Holtbaum, Giovanni Arrighi, Robert Gordon, eccetera, e quindi rimando a loro, diciamo, ovviamente non come autoritates ultime, perché sono teorie, possono essere giuste, sbagliate, adatte, non adatte, però sono quelle che, come dire, giustificano il fatto che io dico certe cose, no? Cioè, dico certe cose perché parlo molto del conflitto tra aspirazioni e realtà, con un grande scetticismo sulla modificazione della realtà sulla base di queste teorie. Queste teorie sono enunciate nel capitolo 2, che è l'ultimo capitolo che ho messo nel libro, che mi sembrava un gesto di onestà, no, mettere nel libro, quindi dicendo: guardate, queste sono le basi a cui mi riferisco. E infatti qualcuno mi chiedeva dell'inerme, forse era lei, non la classe inerme, e appunto il libro ha chiaramente una dimensione abbastanza pessimista, per quanto ci siano riferimenti a tutto quello, alla cooperazione in particolare, però che resta un pochino astratto. Poi prendo un po' atto del fatto che sì, la cooperazione più che una soluzione è il segnale che le cose vanno bene, no? Il libro si concentra più sul modo in cui infatti questa cooperazione viene a mancare per cause strutturali, e quindi eccetera. È un libro pessimista che in effetti termina dicendo, e ritorniamo al risentimento, proprio questo risentimento prodotto dalla classe disagiata, questo, no, perché riprendo quello che dice lei, odio di classe, che la classe disagiata, e lì tra l'altro l'esempio, perché in effetti adesso lo riformalizzo, no? Però è un po', lei parla del figlio del contadino, ma potremmo dire l'immigrato, no? Potremmo dire quell'odio che ha il borghese declassato nei confronti dell'immigrato, allora io lo capisco meglio, perché figlio del contadino mi sembra un esempio un po' astratto. Quello c'è, la rivalità mimetica tra il nuovo arrivante e quello che è installato. E quindi nel libro mi è stato detto che in maniera forse lanciando il sasso e nascondendo la mano, senza giustificarlo forse abbastanza, io dico che appunto mi sembrano ci siano le condizioni storiche simili a quelle che hanno portato al fascismo, cioè una borghesia declassata, risentimento, un certo tentativo di riesumare o di riciclare in una chiave però distorta, socialmente distorta, certi aspetti del socialismo, eccetera. Quindi il libro termina un po' con queste possibilità, no? Quelle di sovranismi, fascismi, guerre commerciali che possono portare a guerre, conflitti multiculturali, eccetera, eccetera. È un tema a cui accenno, anche perché vorrei dedicarvi il seguito, diciamo, il sequel del libro, che si concentrerebbe più sulle conseguenze politiche di queste dinamiche. E due ultime risposte. Ho preso degli appunti sul cellulare, non stavo mandando dei messaggini prima, né adesso sto guardando Facebook, no, non immaginavate. C'è una polarizzazione del lavoro, cerco di ricordarmi un po' la polarizzazione del lavoro, come dire, io quello che vedo è che i lavori diventano sempre più, come dire, cioè faticosi o più ore di lavoro, c'è una trasformazione, c'è secondo me in realtà di una fragilità sempre maggiore, no? delle aziende, poi nel mondo culturale è ancora più evidente, no? Che crea questo tipo di dinamica. E lei dice: mi devo posare tutti male, è quello che sto aiutando. Diciamo, il mio era un preambolo per dire che, diciamo, il problema del disagio come categoria trasversale che non prende solo industria culturale, ma prende soprattutto, e diciamo, dicevo poi alla fine, una grande ovvietà. Mi chiedevo se, come dire, lei ha fatto un'analisi, come dire, molto legata, diciamo, al tema della domanda. Ah, sì.
E mi chiedevo se non ci fosse anche un problema parlando dell'offerta. No, beh, c'è una trasformazione sicuramente, cioè nel senso in molti settori ce n'è un'offerta ed è per quello che, come dire, è per quello che spiega quella competizione, proprio perché c'è meno offerta. Vero è che effettivamente c'è anche più domanda perché c'è più accesso a questo, come dire, all'ambizione di avere questi lavori, ma c'è una trasformazione globale. Cioè, quello che mi interessa soprattutto, non essendo poi in fin dei conti un libro di economia, no? Cioè, le conseguenze esistenziali dello scarto tra domanda e offerta. Però sì, c'è sicuramente la questione dei due lati. E infine sì, sono d'accordo anche sul fatto che internet abbassa, cioè, come dicevo, abbassa le barriere all'ingresso, disintermedia. E quindi come dire, crea, cioè, no, è uberizzazione, quindi quello che succede con i taxi succede con quelli intellettuali, succede in tutti gli ambiti, e il meccanismo, allora effettivamente è stato molto interessante osservare, no, la fortuna di questo libro dell'ultimo mese, che è chiaramente diversa rispetto a quella che poteva avere prima, cioè è stato un incontro tra una reputazione costruita online più un brand forte, e che ha creato una vera dinamica interessante, ma non mi sembra che sia esattamente quella dinamica appunto aspirazionale della coda lunga, cioè sempre di più è evidente a tutti che non è mettendo un disco su SoundCloud che farai successo, è evidente a tutti che la coda lunga è una grande vetrina. E noi cito l'episodio di Black Mirror del libro, in cui sostanzialmente quello che succede sulla coda lunga, che succede nel prosuming, sì, c'è qualcuno, c'è gente che è convinta che cioè no, in parte funziona, c'è gente che è convinta che nella disintermediazione sopra cioè, gente che mi diceva no, ma io non ho bisogno di un editore, io farò in certi casi funziona, magari, oppure qualcuno che è già arrivato, J.K. Rowling di Harry Potter, che appunto ha creato la sua interfaccia di diretta online, però è un caso molto particolare, però nella maggior parte dei casi il meccanismo, nessuno può pensare, io non so, in realtà posso parlare, non sono conosco, però nessuno pensa di diventare ricco facendo il tassista di Uber, però non so in realtà a cosa vuole ottenere il tassista di Uber, però fatto sta che nessuno può diventare ricco con una pagina Facebook, credo che comunque tutte queste dinamiche servono ad accedere al mondo, ancora per oggi, per adesso, alla fascia legittima dei mercati culturali e non. Bene. Grazie davvero, grazie a ringrazio i Confax, e i libri questi devono fare, insomma non devono essere soltanto amati, ma devono essere discussi, contraddetti, insomma, riflettuti. Grazie ancora a voi che siete stati qui per così tanto tempo.